Stupidi ed ingiustificati allarmismi, così il direttore generale della ASL di Brescia, Carmelo Scarcella, liquida le critiche arrivate nei giorni scorsi dai comitati ambientalisti che ritenevano l'ordinanza comunale che vieta alcuni comportamenti nei parchi inquinati da PCB non adeguata e basata su valori sbagliati, con conseguente rischio per la salute per chi frequentava i parchi. Nessun rischio, tutto in regola, ha detto Scarcella. L'azienda ora pensa alla possibilità di ricorrere alle vie legali contro gli ambientalisti per procurato allarme. Noi riteniamo che l'ordinanza in essere sia attualmente valida, lo sarà anche per il futuro. Una ulteriore conferma di questo è venuta nel corso della riunione che il 23 gennaio scorso si è svolta a Roma, al Ministero dell'Ambiente, con la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità ed insieme al Comune di Brescia. Proprio in quella occasione i tecnici convenuti hanno definito che l'ordinanza emessa dal sindaco di Brescia su indicazione di ASL ha contenuti condivisibili e è stata soldata un'indicazione per rendere meglio esplicito il riferimento che noi abbiamo preso per quanto riguarda i limiti di PCB ambientale. Rimangono gli stessi. Il testo dell'ordinanza è esattamente quello in essere. Ripeto, si aggiunge soltanto qualche parola per esplicitare meglio il motivo per cui sono stati adottati alcuni riferimenti di limite della sostanza nel terreno. La lettera che è stata presentata dalla stampa è una lettera di un dirigente del Ministero che era assolutamente in interlocutoria, ed è stata invece la riunione tecnica del 23 gennaio a definire l'accordo tra Comune, ASL, Ministero ed Istituto, che va in questa direzione e che è assolutamente visibile nell'ambito del verbale che è stato trasmesso dall'ingegner Pernice, il direttore generale del Ministero dell'Ambiente, al Comune di Brescia e all'ASL.